Eccoci qua e io pensavo di fare una piscinetta, non so se farla così, di modo da scegliere la forma, vediamo. Farei così, no, top, qua, poi qua. Una forma un po' particolare, non so, così vediamo, come viene, perché io non sono molto fantasiosa con le piscine. Così richiamiamo questo, così, no? Ma sì, dai, facciamo una forma strana. Vediamo se viene bella, perché magari viene una schifezza. Così. Così, così e chiudiamola, vediamo cosa viene. Ma sì, dai, per essere una casa moderna va benissimo. Ma mi piace sta forma strana. Il bordo rigidamente marrone scuro, piccolo. Sì, la pietra va benissimo. Mettiamoci i suoi bei. Direi questi qui molto essenziali, senza troppi ghirigori, bianchi. Qua direi che si scende da qui e da qui. Ok, e i tuffi, ci vorrebbero i tuffi, però non lo so se metterli qua. Ma sì, dai, così. Perfetto. E questa è la piscina. Laggiù in fondo, qui ci metterei altre pianticelle di queste qui, tipo ancora magari un alberello di questo qui, magari un pochino ingrandito, vediamo. Sì, ingrandito mi ci piace. E il suo cespuglietto accanto. Qui vicino, bello appiccicato, vai. Ok, e qualche pietra. Le pietre a questo punto la facciamo anche un pochino più grandicella, anche questa. Così, con questa appiccicata vicino, perché vedete, si possono fare sempre forme nuove se si ingrandisce. E in mezzo ci mettiamo magari una di queste che sono molto belle, giù, così, ecco qua. Questo direi che ci siamo. Come davanti non mi dispiace. Dovremmo fare il retro, invece, sul retro ci teniamo più sul tradizionale come giardino e facciamo una recinzione, vediamo qual è la più adatta. Qui di moderno c'è poco, forse questa qui sul marrone scuro, marrone bianco, partendo da qua, non lo so. Di vetro, no, ma di vetro all'aperto non va bene. O di pietra forse, ma qui la pietra non so se c'è il marrone, così non lo so, non so. Queste erano, scema che sono. Allora, di recinzione modern, intanto che la piazziamo noi per conto nostro. Moderna, 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 vediamo una moderna o la pietra o questo anche, questo bianco e marrone, così è troppo marrone. Vediamo come ci sta questa qui. Poi la spostiamo quella. Così,
E invece la voglio che finisca insieme alla casa qua dietro, da questa parte qui deve finire. Comincio da qui perché sennò mi viene il muretto alto, no? T'ho detto, mamma mia, oh, dobbiamo abbassarci, se no, ecco, adesso ce la fa mettere qua, via, dritta fino a casa. È giusto? Sì. Quindi togliamo questo pezzo qui e vediamo se va bene così. Sì, non mi fa impazzire la pietra però. Ah, ho capito come risolvere. Ho capito come risolvere. Questo. E non me lo fa sostituire però, peccato. Non qua sopra. Così me lo fa così. Eh sì, il muro prende la. Va bene, dai, lo facciamo così. Così almeno somiglia di più alla casa. Mi sembra più carino. Dai, mizzica. Qua. Così. E così. Ok, sì, è più giusto così, anche l'ultimo pezzettino lì. Forza, fatti quest'ultimo sforzo, non di qua, di là. Di là, vedete come sono lenta io. Oh, Dio, no, mi fa. Poi non mi dà l'erba col muro. Niente, come non detto. Voglio l'erba dietro, eh. Però questo non mi piace. Questo non mi piace. Quindi con cosa lo sostituisco? Vediamo. Con un recinto più alto. Più alto forse questo, vediamo. Vediamo come viene. Dai, sostituisci su. Sì. Potrebbe essere questo qui. Che ne dite? O questo di vetro marrone scuro. Oddio, ecco qua, dai, ci sta. Ci sta, questo qui ci sta, secondo me. Qui che c'è, che si è combinato. Ah, ecco. Sì, questo ci sta e qui c'è un bel giardinone grande da sfruttare. Però oggi farei gli interni. Tanto mettiamo qualche albero però. In prossima donna sto schermo che ogni tanto si spegne, che nervoso. Mettiamoci gli alberelli vicino alla piscina soprattutto. Dai, perché non torna? Oh, allora, alberi. Quindi qualche alberello essenziale, ci mettiamo il pioppo, un bel pioppino qua e ne mettiamo tre in tre posizioni diverse, girato di là così sembrano ok. E poi spruzziamo un pochino di terriccio intorno, no di terriccio, di pietruzza, questa direi, qua intorno alla piscina. Un camminamento così intorno alla piscina. E sotto gli alberi, allora finiamolo bene qua, ecco come se fosse messo a caso, la natura ha fatto tutto, non è stata la mano dell'uomo, qui c'era un terreno pietrisco, di pietrisco, sotto gli alberi ci mettiamo altre pianticelle,
A me piace tantissimo questa qui. Poi ci mettiamo le mie preferite, che è questa mi piace da morire. Così, e ci mettiamo un'altra di queste, magari messa in posizione diversa, così non si vede che è la stessa. Un po' di erbetta selvatica. Questo qui vediamo se ci sta. No, non direi che ci sta bene. Qua ci mettiamo quest'altro. E qui le margheritine. Le margherite con questo ancora perché è troppo bello. Ecco qua. Ok, e abbiamo fatto. Qui ci potranno mettere l'angolo barbecue. Adesso vedremo perché l'angolo barbecue mi sembra più adatto dietro e farò l'uscita dalla cucina perché è sempre più comodo uscire dalla cucina per andarsi a fare un barbecue. Quindi qui poi vedremo cosa fare. Adesso entriamo in casa e togliamo i muri, mettiamo solo a metà. Qui ci sarà il salotto. E questo è muro a secco, non lo vogliamo. Io vorrei mattoni, i mattoni sicuramente che ci stanno bene assai. Un'idea cementata, bellezza intonacata, c'è solo grigia però. Vediamola, a me mi fanno mi piace da morire questo qui, lo vorrei in tanti altri colori. La bellezza intonacata è bellissimo, ragazzi. Sembra antico, invece è super moderno come concetto. E per terra il solito legno scuro, il legno scuro come abbiamo messo fuori, però meno scuro di quello esterno, così, ecco. Ci vuole la porta per andare in cucina, che qui dobbiamo pensare anche alle porte, e la porta per andare in cucina la metterei un po' altina. Vediamo cosa c'è di queste alte. Queste non sono moderne, o questa o l'arco. Un archettino, vediamo come sta, bianco. Abbiamo detto bianco e marrone, non è l'arco che volevo, però è che qui me lo fa stare perché c'ho il move object, perché se no non credo che ci starebbe in quella posizione l'arco. No, ci vuole una cosa un po' più piccola qua. Togliamolo e mettiamoci una porta piccola, magari un arco, ma piccolo. O bianco qua, no, se questa scala la spostassi un filino più avanti, vediamo come sì, la posso spostare un pochino più avanti, quindi facciamo annulla e spostiamo la scala un punto più avanti. Ecco qua. Oh, così ci sta una bella porta. Una bella porta che mi piacerebbe metterci questa. Esatto. Ok, perché insomma la cucina va separata per via degli odori. Adesso qui che è cucina e sala da pranzo, ci mettiamo un'altra porta qui per andare in giardino e poi sistemiamo l'esterno. Mentre qua ci facciamo un bagnettino, ma proprio di quelli minimi di servizio, proprio con un gabinettino e basta, tanto per, dimmi. Dicevo, qua ci mettiamo una porticina bianca e ci facciamo il bagno, ma proprio solo il gabinetto, perché giusto perché abbiano di che potersi fare una pipì al piano di sopra, idraulica, e ci mettiamo una tazzettina così.
E ci sta anche un lavandino, mi sa. Sì, forse il lavandino ci sta. Questo qui, stesso stile, perfetto. E la luce, che quella ci vuole sempre. Illuminazione, così sfruttiamo tutti gli spazi che abbiamo a disposizione, compreso il sottoscala. E loro sono belli felici di avere un bagnetto e un lavandino al piano. L'ho messa dentro la luce? No. Ecco, il move object è un po'... la mettiamo proprio qua. Ecco qui, così è dentro il bagno. Perfetto. Ok, adesso la pavimentazione del bagnetto, le piastrelle, ci mettiamo delle piastrelle bianche, è sempre bello il bagno bianco. A me mi prende anche la cucina, allora prima devo scegliere la tappezzeria, le piastrelle dei muri per la cucina. Sto legno qui deve essere più scuro, però questo legno qui lo voglio più scuro. Sì, deve essere più scuro, in contrasto col bianco. Deve essere scurissimo. Perfetto, mi piace di più. E anche qui prendiamo o i muri scuri e i pavimenti chiari, o i muri chiari o i muri scuri e i pavimenti chiari. Quindi qua abbiamo questo contrasto qui, marrone, così, perché poi la piastrella la faremo del marrone più chiaro. E quindi a questo punto la piastrella, che era questa, la vogliamo di questo marrone qui. No, questo è quello scuro e questo quello chiaro. Sì signori, ecco qua, marrone scuro e marrone chiaro. Non è questo il marrone, però, o sì? Finché non metto le luci, adesso mettiamo delle luci improvvisate, perché tanto per vedere bene i colori. Sì, dovrebbe essere il suo, vediamo. Vediamo, allora facciamo così, ma mi sa che non è proprio il suo. Dov'è? Questo qui non sarà questo. Eh sì, è proprio questo invece. È certo che è questo, eccolo qua. Ok, qui abbiamo messo anche sul muro, perfetto. Eccoci qua, a posto. Ok, abbiamo cucina e bagno. E qui faremo anche la sala da pranzo. Adesso cominciamo ad arredare la cucina, e ci vuole una cucina moderna, non possiamo fare quella di Parenthood perché non è moderna. Io, per me la cucina più moderna è questa, e la farei così. Sì, mi piace così. Sì, è proprio bella, a meno che non ci sia un marrone più scuro ancora. No, ci sta meglio col bianco, col bianco, sì. Una, vediamo se c'è d'angolo. Sì. Aha! Questa è quella di pietra. Infatti mi piace molto. Mi piace moltissimo. 2. Qua ci metteremo i fornelli, il frigo. 3. 4. Mettiamocene. Alterniamola. Ah, beh, già questo qui non si può, no, niente. Mettiamo così, così e l'angolo. E l'angolo. E questa è la cucina moderna. Poi qua ci mettiamo i due finalini, i due finalini, così, olè,
così, e di qua l'altro finalino, e così c'è tutto lo spazio del mondo per poter, anzi qui ci metterei ancora qualcuno di questi, uno, due e il finalino, ecco qua. Armadietti su in alto, non so se ci sono per questo modello, vediamo. No, non ci sono infatti, però possiamo metterci anche questi, vediamo come ci stanno. No, non ci azzeccano proprio per niente. Beh, poi vedremo, intanto mettiamo il fornello di questo beigino qui, sì, perfetto, il frigo che di quel modello lì, qual è questo, mi sembra esattamente così, perfetto, ok. Qui c'è la pianta che entra dentro. Ok, adesso non entra più. No. Poi qua ci mettiamo beh, intanto un bel bidone. No, quello lo mettiamo all'esterno, a me non mi piace avere il bidone in cucina. Qua ci mettiamo tutto per la colazione. Quindi ci mettiamo questo. Così mentre mangiano loro guardano fuori. Questa è una casa per, ma sì, una coppia e anche un bambino in fondo, non è che sia indispensabile che siano in due, perché sulle camere ne abbiamo fatte due. Quindi ok, adesso gli sgabelli giusto giusto per loro. Questo è il loro moderno, questo è il moderno ed è questo il colore giusto. 2, 3 e poi qua ci facciamo il pranzo. Il pranzo con un tavolo anch'esso moderno. E secondo me il tavolo moderno potrebbe essere questo, però più grande. Più grande. Eccolo qua. Ole. Le sedie riprendiamo lo stesso modello, quelle lì del bowling, che sono queste. Sì, sono quelle del bowling, però ecco qua il colore giusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non so se fare 7, 8. Sì, dai, 7, 8. 8 bei posti per mangiare. Ok, e lì per far colazione, guardando il giardino, la piscina. Spostiamolo un po' più in qua. Ok, poi arrederemo la cucina con piccole sofisticatezze. Una bella pianta in cucina ci sta. E io direi che ci sta un cactus qua, poi ci mettiamo un'altra da cucina, potrebbe essere questa, e la mettiamo col vaso marrone ingrandendola un pochino, e un pochino più indietro rispetto a quella lì, con l'alt non devono essere troppo simmetriche. E un'altra un po' modernuzza, questa, sì, carina questa, marrone, ok, ok. Poi qualche scaffale, visto che non abbiamo la possibilità di metterci gli armadietti. Oh, la cucina dov'è? Eccola qua, cucina. Gli armadietti qua non ci sono proprio.
A meno che forse questi avere lo stesso, vediamo se questo colore potrebbe andare. Oppure bianchi, perché comunque questo qui è un po' crema. No, così è troppo bianco. Questo no. Allora, o così questo marrone qui, o questi che colori ci sono qua? Questo? No. Niente, allora, questi direi. Questi qui. Sopra il frigo ci va questo. E poi, no, quello alto mi sa che non ci sta. Facciamo delle forme un po' particolari, sbizzarriamoci, così, così, giusto per. Poi mettiamo degli scaffali. Studio, no, superfici dobbiamo andare. Superfici, scaffali, molto essenziali anche gli scaffali, direi che sono questi. Li mettiamo così, uno più su, così e sfalsati così. Ok, e poi prenderemo le cose da appendere. Prenderemo le cose da appendere, tipo i coltelli, queste robe qui, le lavagnette, e direi che così ci siamo. Per la cucina. Adesso le luci sostituiamole. Uno, due, tre, quattro e mettiamoci illuminazione, luci moderne. Queste sono abbastanza moderne, ma non so se illuminano. Queste è industriale per il tavolo. La volevo un po' più in mezzo, comunque qua e lì, mentre vicino ai fornelli ci va il neon. Aspettate che sposto questa, la voglio proprio nel mezzo del tavolo. Ok, adesso il neon un po' più in alto o sotto. Ok, qua sotto che si nasconda un po'. Anche queste le mettiamo un pochino asimmetriche, questa più su per esempio, qua, e direi sotto questo scaffale, e non mi ci sta sotto, vediamo con l'alt, sì, e l'ultima qui, voilà, non lì. A nulla, così, qua in mezzo. Il lavello della cucina, tac, boom, mettiamocene uno bianco o marrone scuro. Questo che è lo stesso marrone di tutti gli elettrodomestici. Voilà. E vicino al lavello poi ci metteremo l'oggettistica, la facciamo la prossima volta. Adesso vediamo di più che altro arredare. Ecco, vedete, queste legano con queste, c'è il verde qui e c'è il verde lì. E adesso un tappeto, assolutamente. Vabbè, un elettrodomestico ce lo mettiamo. Il caffeinatore, io in questa cucina grande ci metterei questa macchinetta del caffè col suo macina caffè,
perché se uno non ha una bella macchinetta in una cucina così grande, dov'è che la può avere? E poi vedremo il microonde, di solito io non ce lo metto, però adesso il tè sì. E il microonde, dicevo, non ce lo metto di solito perché, però, da quando c'è i bebè, che puoi dargli le crocchette di pollo solo se c'hai il microonde, e va bene. Ok, tappeto, dicevamo, un bel tappeto lo troviamo qua. Allora, qua ci possiamo sbizzarrire sui tappeti grandi. Guardate quelli dell'aggiornamento, che carini. Allora, i tappeti grandi, metterei quello del bowling oppure questo mi piace molto. Ma che qua è bellissimo questo, molto moderno. Voilà, centriamo bene il tavolo, vediamo se il colore però è quello giusto. Ah sì, mi sembra di sì. Ci fosse anche una punta di verde, vediamo se ce n'è con una puntina di verde. No, così no, così nemmeno. Anche questo è molto carino, mi piace assai, con sto punta di verde, però non lo so. Vediamo un attimo, così o così? No, direi che ci sta meglio quest'altro. Sì, assolutamente. Questo qui, che è molto più stilizzato, sì, ci sta proprio bene anche come colore. Adesso quella bella parete vuota lì, ci mettiamo dei quadri, eh sì, però adatti a una sala da pranzo cucina, perché non devono essere quadri importanti. Vediamo questo qui, che non l'ho mai usato e mi sembra molto legato un po' alla politica ambientale. In verde, proviamolo in giallo. Questo non è male, eh? Proviamolo in giallo. Vediamo. È bello però mangiare con le maschere a gas lì, non mi sembra il caso, in effetti. Vediamo quest'altro qua. Questo qui ci sta molto bene. Sì, dai, restiamo sul tradizionale, anche se stilizzato moderno, e anche quello lì. Signori, adesso vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata, dove ci occuperemo del resto degli interni e, se ce la facciamo, anche del resto del giardino. Ciao a tutti!